Ma sì, Andrea, gira il bucone a metà mese, tanto non entreranno più libri in casa. Volete sapere come finisce questa breve storia triste? Con due tipi di registrazioni diverse che vedrete in questo video, quindi mi perdonerete per i cambi di vestiti e di luci, ma ormai a questo siete abituati, quindi partiamo subito. Prima di lasciarvi alla parte che avevo girato effettivamente a metà mese, vi lascio con quella che è la parte aggiuntiva. Qui vi faccio vedere i libri che mi sono stati recapitati dal pirataggio toscano. La mia banda di pirati preferiti che ci ha raggiunto a Milano durante questo mese, quindi mi è ricapitato un po' di piratate che mi avevano fatto su commissione e anche un regalino che vi andrò subito a fare vedere. Allora, mi hanno recuperato su commissione Requiem per una monaca di William Faulkner. Questa è l'unica edizione di Mondadori che è ancora in circolo perché non è stato ancora ritradotto e ristampato da Adelphi, visto che Faulkner lo sto prendendo in Adelphi anche solo per continuità. Questa è l'unica pecora nera al momento, è tradotto dalla Pivano, quindi vabbè. Solito titolo di Faulkner che mi mancava, sapete il mio rapporto con Faulkner. Lo scrivo Macabro di Thomas Ligotti, vi parlerò magari più avanti della scoperta di questo autore che ho fatto quest'anno. E due suoi libri sono pubblicati in Saggiatore, altri due suoi libri sono pubblicati da Lara. Questo è uno dei due, quindi me ne manca solo all'appello uno. Sono di nuovo racconti, è un autore allucinante, ma forse alcuni di voi già lo conosceranno, ma conto di parlarvene meglio in un video a parte. E poi vi faccio vedere. Prima il regalo, così rimaniamo sui romanzi. Anche perché ho da chiedervi qualcosina. Questo qua è Spiegazione degli uccelli di Antonio Lobontunes, autore del quale ho sentito sempre meraviglie. So essere molto complesso, però non so se questo può essere un buon punto di partenza per l'autore. Quindi, nel caso lo abbiate letto, siete degli esperti di questo autore. Che anche solo da leggerlo così qualche paginetta sembra abbastanza tostarello. Mi fate assolutamente sapere, così magari recupero e rimedio qualche altro suo romanzo che potrebbe essere migliore per avvicinarsi a questo autore. E poi vi faccio vedere infine gli ultimi due recuperi che mi hanno fatto. Il primo l'ho preso per sfizio, però vi faccio vedere prima l'altro che è una delle piratate del mese, che è Domu Sogni di Bambini di Katsuhiro Otomo. Sapete che molti di voi sapranno, soprattutto quelli che mi seguono dall'inizio, che il mio rapporto con il manga e con il fumetto orientale non è dei migliori. Sono stati pochi manga che veramente mi hanno stregato, qualche voluto qualcosa. Un bellissimo segnalibro che ho preso alla mostra di Hokusai, tra l'altro, che non trovavo più. Sono contento di averlo trovato in questo momento in diretta. Uno però dei pochi titoli che mi hanno veramente colpito allo stomaco è stato appunto il suo Akira. Di Domu Sogni di Bambini mi hanno sempre parlato benissimo ed è un volume che è pubblicato solo nella collana Serie Oro d'Edicola. Della Repubblica, se non sbaglio, e quindi per trovare questo volume ci sono voluti gli anni, nonostante altri pirati me ne stessero parlando benissimo. E sono stracontento, il tratto è sempre quello maniacale di Otomo, non c'è nulla da aggiungere. È un lavoro precedente da Akira, quindi mi aspetto qualcosa di più acerbo, ma lo stesso tipo di impatto, perché ho visto che tipo di autore è. Altro autore giapponese è Jiro Taniguchi, ho procurato L'arte di Jiro Taniguchi, anche questo qua, volumetto della Repubblica, molto piccolino perché nonostante lui si è pubblicato Rizzoli Lizard, un editore che bene o male pubblica bella roba, volevo prima capire se fosse nelle mie corde. La Peasant Edition è la soluzione migliore per non spendere 16 euro e capire se quell'autore ti può piacere. Anche perché questa edizione dovrebbe contenere, oltre a qualche racconto forse marginale, esatto, L'uomo che cammina. Che è un graphic novel a sé, autoconclusivo, e vedremo se potrà fare il caso mio. Anche lui molto maniacale nel disegno. Infine vi faccio vedere gli ultimi tre libri, e poi lasciarvi a quella parte famosa di recuperi mensili devastanti, ma vi faccio vedere le piratate che ho fatto durante quel giorno in cui giustamente abbiamo fatto un piratatone di gruppo a Milano. Bancarella di Piazza Fontana ho trovato La luce smeraldo nell'aria di Donald Antrim, è un autore americano del quale ho sentito parlare tantissimo. È stato sempre pubblicato storicamente da Minimum Fax, con qualche sporadica eccezione sempre per quanto riguarda Einaudi. Ho sentito sempre meraviglie e non so se questo potrebbe essere un punto buono, però contanto che sono racconti, molto probabilmente mi butterò su questi, nonostante lui abbia scritto romanzi, altre raccolte di racconti. Se c'è qualche espertone mi faccia sapere, però ho una foga di leggermi questi racconti che voi non immaginate. Tra l'altro Einaudi sta uscendo con delle copertine strabelle ultimamente. E poi per quanto riguarda invece i recuperi fatti dal libraccio, perché siamo andati per la prima volta al libraccio di Romolo, che sarebbe praticamente la sede più grande, penso, in Italia di tutto quanto il libraccio, ho trovato due volumetti che sinceramente mi facevano molta gola, anche perché gli altri se li è presi Diana, magari li farà vedere in un suo video. Vi faccio vedere prima il più
peso, che è per ultimo Il cuore di Margaret Atwood. Non so assolutamente nulla della trama, so che è l'ultimo libro dell'Atwood che è uscito, so che l'Atwood è pubblicata sempre a Ponte le Grazie, i prezzi di Ponte le Grazie sono sempre un po' altini, e per ammortizzare un pochino, trovando l'usato completamente nuovo, l'abbiamo preso. Di cosa parla? Non lo so, l'Atwood mi piace da morire e quindi sarà tutta una scoperta. E poi ho trovato un libro che in realtà stavo cercando da tantissimo tempo, che è Sotto la pelle di Doris Lessing. Questo qua è il primo volume di due della sua autobiografia. Io ho sempre visto questi volumi pubblicati nelle edizioni grandi di Feltrinelli, quindi quelle da 20-25 mila lire / 20 euro in base a poi l'anno di edizione, e quindi ogni volta che le vedevo al mercatino le ho sempre trovate che volevano 10-12 euro, che sinceramente per me sono un pochino troppe per quei tipi di libri che so di poter trovare ancora meno. Quindi quando ho scoperto che esisteva questa edizione fatta in economica della parte della vita della Lessing dedicata all'Africa, quindi alla sua infanzia, l'ho voluta prendere, anche perché l'ho pagata un euro, ha qualche difettuccio qua ma ci ho messo qualche libro sopra, per poi scoprire che la seconda parte non esiste in economica, esiste solo nella versione gigante, e quindi troverò meno male un modo per recuperare anche quello. La Lessing io l'adoro, tante aspettative, e soprattutto riempie il cuore di gioia sapere che racconterà anche delle parti nelle quali ci sarà lei che viaggerà con questo suo primo romanzo in mano, che è L'Erbacante, del romanzo con il quale mi sono approcciato a questa autrice, che lo considero un vero e proprio capolavoro, e sarà bello leggere di tutti i retroscena di questa conquista che poi evidentemente l'ha portata, tra l'altro, a vincere il Nobel. Giustamente, se avete letto tutte queste cose qua, fatemi sapere e vi lascio con la parte originale del book. Partiamo subito con i volumi che mi sono stati inviati, che in realtà sono tantini. Se andate a spulciare il book haul scorso, che magari vi lascio sopra, potete vedere da voi che i volumi che mi sono stati inviati era soltanto uno, perché in realtà tutti i pacchi mi sono arrivati tutti quanti insieme, non sono riusciti a dividerli per mese, quindi adesso mi ritrovo con questa leggera pila di libri e grafiche che mi sono arrivate, e adesso ve li faccio subito vedere, partendo dal primo che mi è stato inviato dal Tunue, che è The Fiction di Kurt Pierce, disegnato da David Rubin. David Rubin lo conoscevo già per vie traverse, non conoscevo lo scrittore di questa graphic novel di The Fiction, che dovrebbe essere una sorta di graphic d'avventura fantastica, dovrebbe essere molto nelle mie corde. Ruby non conoscevo per i suoi precedenti lavori, scrittore, illustratore, chi più ne ha più ne metta. Appena lo leggerò sicuramente vi farò sapere. Siamo a due libri che mi sono stati inviati da Einaudi. Il primo è di Dennis Johnson, Mostri che ridono, autore anche questo che conoscevo perché ha rischiato di vincere il Pulitzer nel 2008. Mostri che ridono è una sorta di viaggio nell'Africa nera, una sorta di cuore di tenebra ubriaco. Ne ho parlato già sul blog, quindi vi lascio la recensione sopra e non mi dilungo. Comunque non per tutti, ma un romanzo veramente agghiacciante. Poi Einaudi mi ha inviato anche l'ultimo romanzo di Paolo Cognetti, che è Le otto montagne, romanzo per il quale lacrime e lacrime sono scese. Anche qua magari vi lascio sia la recensione che dovrebbe essere uscita, anche se devo ancora scriverla nel momento in cui sto registrando il video, e poi vi lascio l'intervista che ho fatto appunto con Cognetti sopra nelle i. Abbiamo chiacchierato di scrittura, di montagne e di tutti questi temi che Cognetti si porta dietro da un pochino di anni. Un romanzo veramente meraviglioso, ma vi lascio la recensione, o comunque magari ne parlerò in un video più avanti. Altro romanzo che mi è stato inviato è stata L'illusione monarca di Marcelo Cohen, autore argentino da Gran Via. Questo è un autore argentino, avevo cominciato a giocare qualche pagina ma l'ho accantonato perché avevo veramente tantissime robe da leggere, lo riprenderò appunto in questi giorni. Una prigione situata su una spiaggia e tutti quegli intrighi tra persone che si possono creare in una situazione del genere. Una trama molto accattivante, un racconto lungo, che al momento mi stava sembrando molto crudo, vi farò sapere appena lo leggo, e nel caso trovate tutto sopra. Esordio di Liberaria, il peso minimo della bellezza di Azzurra De Paola, scrittrice molto giovane, questo è il suo esordio pubblicato appunto per Liberaria, è la storia di una madre e del suo bambino e di tutte quelle aspettative che abbiamo nei confronti dei genitori. Questo è quello che mi pare di aver capito vedendo appunto la prima presentazione che è stata fatta di questo libro. Appena lo leggo, anche di questo caso vi farò sapere, mi ispira molto. Poi tra l'altro queste edizioni sono veramente bellissime. Ultimi due romanzi che mi sono stati inviati, il primo me l'ha inviato Bonpiani ed è Fate Furia di Lauren Groff. Al momento dovrei andarla a vedere a Milano, dovrei vederla questa domenica, ma sarà già passato quando pubblicherò il video. È la storia di un rapporto di coppia, di due persone che si sposano, di maschere che vengono
promesse e che cadono durante nel corso degli anni. È uno dei romanzi che ha straconsigliato Obama prima di finire il suo mandato. Un romanzo che a quanto pare lo ha stregato. La GoF è stata già pubblicata in italiano da altre case editrici con non tanto seguito, ma sicuramente dovrebbe essere una delle autrici americane che più hanno venduto lo scorso anno dopo lo spammone di Obama. Vi farò sapere. Ultimo invece romanzo che mi è stato inviato, di Fabrizio Patriarca, Tokyo Transit, di 66 & Second. A parte il formato, che è molto strano, guardate che cavolo di formato è questo libro. Veramente sembra un iperborea ingigantito. Molto bello però a vedersi, anche se in prima vista mi è un po' piazzato. È la storia di due amici che si perdono a Tokyo tra intrighi, perdizione. Non ne ho la più pallida idea di cos'altro potrà presentarsi questo romanzo. Sono molto incuriosito di vedere un italiano ambientare un qualcosa a Tokyo e vedere cosa cavolo ne uscirà, anche perché è scritto piccolissimo e sembra molto molto intrigante. Poi tra l'altro ho letto qualche pagina e sembra scritto anche molto bene, quindi anche lì in questo caso vi aggiorno. Finita tutta la roba che mi hanno inviato, che dovrò smaltirmi molto velocemente, vi faccio vedere le cose che ho acquistato io a prezzo pieno, sì, praticamente con qualche sconticino, ma niente di che. Mi sono andato a recuperare il Sandman Overture, quindi il prequel di tutta quanta la serie di Sandman, in questa costosissima edizione RV. Quindi adesso ho tutto lo scibile presente al mondo di Sandman, però vi vorrei far vedere quanto è bella questa edizione. Guardate la meraviglia dei disegni di questa edizione. Vedo già dei personaggi che io conosco, avendo letto i volumi della storia di Sandman tra virgolette regolare. Questa edizione ha delle trovate veramente spettacolari. Guardate qua che roba, splash page che non vi dico. Tanto nel game a un fumettista non si rimane mai delusi, non come l'in-game a un romanziere, almeno per quanto mi riguarda. Poi ho recuperato due romanzi parlando con il libraio della libreria Pantaleon, una delle librerie che bazzico qui a Torino. Si parlava di romanzi italiani, quindi quelli che sono stati i migliori che abbiamo letto durante l'anno, e quindi si citavano i vari Morandini, Di Fronzo, eccetera eccetera. E lui se ne è uscito con questo Andrea D'Agostino, Conosco l'amore meglio di voi. Me ne ha parlato come uno dei romanzi migliori che ha letto tra l'anno scorso e quest'anno come italiani. È pubblicato Codice, almeno io non l'avevo mai visto. Lui ne parlava come una vera sorpresa, come un romanzo agli estremi. L'ho preso proprio a scatola chiusa, fidandomi del suo consiglio, ma vi farò sapere, anche perché leggendo solo l'incipit è un biglietto da visita devastante per quello che troverò lì al suo interno. E poi però ho voluto prendere Lo schiavista di Paul Betti, vincitore del Man Booker Prize. Mi sono lasciato convincere da questo incipit, che non è male, perché passerà tra Torino e Milano. Spero di riuscire a vederlo in qualche modo, mi volevo fare autografare il volume. Prima di farvi vedere le piratate che ho fatto al mercatino, le poche piratate che ho fatto al mercatino questo mese, vi faccio vedere alcuni volumi di Clive Barker che mi sono fatto gentilmente arrivare dall'America. No? Allora, prima di tutto mi sono fatto arrivare un volume che è uscito l'anno scorso, ma ero in una situazione di povertà e non potendomelo permettere, ho rimandato, infatti l'ho trovato poi in un secondo momento usato. Vi faccio vedere solo qualcosina, perché è un volume molto forte, non vorrei che poi YouTube rompesse le scatole, eccetera eccetera. Il volume in questione è Tonight Again, ed è una sorta di raccolta di, appunto, racconti di amore, perversione e tutto quello che concerne queste tematiche molto care a Barker. Vi racconterò poi meglio nel video che sto cercando di fare il perché questi temi trattati tra le sue mani siano così scioccanti, almeno per quanto mi riguarda, ed è tra l'altro un'edizione molto bella che presenta anche roba così al suo interno, tra poesie, raccontini, sempre tutti molto estremi, giustamente. Non vi posso far vedere altro perché sono veramente disegni forti e vabbè. Insomma, magari cercateli su Google. Poi ho recuperato due volumi che cercavo da tantissimo, e così ci hanno messo un mese ad arrivare, non ce la facevo più, che contengono praticamente tutto quanto il teatro che Barker ha scritto dall'inizio della sua carriera fino al 1995, in cui sono stati pubblicati questi volumi. E sono due volumi bellissimi, e sono Forms of Heaven e Incarnation. Quanto sono belli questi volumi? Ma adesso magari vi faccio vedere.
Anche in questo caso edizioni meravigliose con intarsi d'oro, eccetera, eccetera, pelle umana, ma sono poi le classiche edizioni americane normali, hanno come sempre i vari disegni che Barker fa di pugno suo, e è sorprendente vedere quante opere teatrali abbia scritto quest'uomo, però giustamente già i romanzi su in Italia non vengono pubblicati, figurati se verranno mai pubblicati, pubblicate le opere teatrali, quindi ho voluto recuperarle in queste edizioni che sono piuttosto difficili da trovare a un prezzo decente. Quindi trovandole in un'offertona paurosa ne ho voluto approfittare. Vi faccio vedere infine gli acquisti che arrivano dai mercatini dell'usato la prima domenica del mese, eccetera eccetera. Molti ve li ho fatti vedere anche su Instagram, però vabbè, ci sta sempre perché magari raggruppo qualche parere di lettura. Partiamo dal più succoso, quello che è sulla bocca di tutti al momento sono Le ragazze di Emma Klein. Sto sentendo pareri molto discordanti su questo romanzo, mi rassicurano molto i commenti di Richard Ford, di Jennifer Egan. Vedremo sicuramente, però nel caso l'abbiate letto mi fate sapere, non so se lo leggerò subitissimo, però l'intenzione è molto quella. Poi, grande piratata, ho trovato l'unico libro di Cognetti che mi mancava, che è New York, una finestra senza tende, è un libro, l'ennesimo libro di Cognetti su New York, che tra l'altro contiene anche un documentario che ha realizzato con Marco Cassini di Sur, Jonathan Ledem, Rick Moody e altri autori di questo calibro, quindi non è... non è una passeggiata, è un libro molto bello, tra l'altro tutte le cartine di New York, vedremo come verrà raccontato, anche se conoscendo Cognetti immagino che il racconto tramite libri, letteratura e citazioni letterarie non sarà per nulla una sorpresa, ecco. Grande piratata, questa qua la definirei la grande piratata del mese. Infatti ho trovato questa raccolta dei racconti di Nick Adams di Ernest Hemingway. Nick Adams è uno dei personaggi canonici di tutta quanta la letteratura americana. Molti di questi racconti sono contenuti nei 49 racconti di Hemingway. Nick Adams è un personaggio che viene raccontato da Hemingway durante tutta quanta la sua vita, quindi da quando è bambino e vive alle porte dell'America tra 800 e 900, fino giustamente a quando ha i primi conflitti mondiali, eccetera, eccetera. Nei 49 racconti sono messi alla rinfusa, quindi sono tutti quanti mischiati, e questa raccoltina è l'unica, che tra l'altro dovrebbe essere anche fuori catalogo, che li ha in ordine cronologico con dei racconti inediti che non erano contenuti nei 49 racconti, quindi sarà come leggere una sorta di romanzo e la storia di tutto quanto questo personaggio in ordine cronologico, quindi sono esaltatissimo. Infine ho preso Il lucernario di José Saramago, e su Saramago non c'è niente da dire, io lo racconto sempre, da quando ho letto Il suo Cecità non ho mai avuto il coraggio di leggere nient'altro di suo da quanto mi ha fatto male, però continuo a recuperare i suoi libri per inerzia, prima o poi mi deciderò e mi butterò sopra, difficilmente non mi piacerà, anche perché è Saramago e su Saramago non si discute e non voglio discutere, a parte gli scherzi. Poi nel caso l'abbiate letto e può essere un post libro dopo Cecità, va benissimo, mi fate sapere sotto. Sono andato molto veloce, il tempo è quello che è, mi scuserete, come sempre possiamo approfondire nei commenti, su Twitter, in pagina Facebook, sul gruppo delle letture di sottocoperta di Pirati, vi lascio tutto quanto nell'info box, e niente, se il video vi è piaciuto pollice in su e ci vediamo alla prossima, ciao!